Concorrere ad una migliore formazione scolastica degli studenti e contemporaneamente essere anello di congiunzione tra sistemi formativi e mondo della produzione in modo da facilitare il passaggio dei giovani al lavoro. E l'alternanza scuola-lavoro, uno strumento che offre agli studenti della scuola secondaria di secondo grado l'opportunità di maturare significative esperienze didattiche in ambienti lavorativi. Se ne è parlato nel corso di un seminario formativo ospitato presso il liceo economico-sociale Ettore Carafa di Andria, denominato Scuola, Chiesa, Impresa, Uniti per il lavoro, un'iniziativa promossa dall'UCID diocesana alla quale hanno preso parte, tra gli altri, il neovescovo di Andria, Monsignor Luigi Mansi. È vero, le istituzioni devono fare la loro parte con serietà e con responsabilità per non tradire questi ragazzi, ma anche i ragazzi devono fare la loro parte vivendo il tempo scolastico come tempo di crescita seria sul piano umano, sociale e culturale, professionale. L'idea che poi una volta usciti dalla scuola qualcuno magari con delle pratiche poco serie ti debba dare il posto, deve andare via dall'immaginario collettivo. Il posto non scende dal cielo attraverso gente che fa favori, il posto te lo devi conquistare anche tu con la tua competenza, con la tua responsabilità. Si tratta di favorire l'apprendimento dei giovani e nel contempo avvicinare la formazione fornita dal mondo della scuola alle competenze richieste dal mercato, sperimentando percorsi basati sul sapere e sul saper fare. Non bisogna pensare al lavoro come al posto fisso e basta, ha spiegato il segretario nazionale UCID, Giovanni Scanagatta. Noi abbiamo adesso questo provvedimento della buona scuola che riguarda appunto l'alternanza scuola-lavoro con 400 ore obbligatorie per quanto riguarda gli studi tecnici e 200 i licei. Secondo me è un'ottima strada, bisogna molto spingere perché è un modo evidentemente per poter risolvere questo grave problema della disoccupazione giovanile che è molto forte soprattutto nel sud. Però io penso, e questo è il messaggio finale, che non bisogna pensare solamente al posto fisso, bisogna diventare anche imprenditori di se stessi. Abbiamo strumenti come le start-up innovative, che sono molto interessanti sia a livello nazionale che a livello regionale, e quindi i ragazzi devono anche muoversi in questa direzione di diventare imprenditori di se stessi. I giovani, i ragazzi devono essere imprenditori di se stessi, però le istituzioni possono fare anche qualcosa, devono fare qualcosa. Ma le istituzioni devono fare senz'altro qualcosa. Ho detto prima nell'indirizzo di saluto che abbiamo grande responsabilità da un punto di vista delle istituzioni. Quando parlo di istituzioni intendo riferirmi allo Stato, in tutte le sue componenti, in tutte le sue articolazioni, dove chiaramente i comuni sono coloro che recepiscono le istanze e poi devono mettere nei limiti delle proprie competenze adottare interventi che possono favorire l'inclusione lavorativa. Noi abbiamo avviato dei progetti di alternanza scuola-lavoro con le istituzioni scolastiche, soprattutto quelle di secondo grado superiore, cercando di favorire appunto la formazione e la qualificazione dei ragazzi che possono inserirsi nel mondo del lavoro avendo delle competenze specifiche.